Buonasera, gentili telespettatori. Questa sera parleremo dell'alcol e per approfondire questo argomento siamo in collegamento con il dottor Alessandro Pauletto. Per la linea siamo qui col dottor Pauletto, buonasera, che questa sera ci darà delle informazioni sull'alcol. Come prima domanda le chiediamo che cos'è l'alcol. L'alcol innanzitutto è considerato a tutti gli effetti una droga. Infatti crea dipendenza e assuefazione. È psicoattiva e danneggia le cellule del sistema nervoso. Basti pensare che in una sola ubriacatura si bruciano 100.000 neuroni, equivalenti ad una giornata di vita. Queste risposte, dottor Pauletto, da qui è tutto, linea allo studio. Adesso manderemo in onda questo servizio con delle sconcertanti immagini di alcolizzati. Paziente della nostra clinica, possiamo osservare come i suoi neuroni si siano letteralmente bruciati. Basti pensare che è così stupido che pensa di essere a stemma. Davvero sconcertanti queste immagini. Adesso manderemo in onda un altro servizio che mostrerà gli effetti che l'alcol causa alle persone. Com'è stato? Mi hai deluso! L'alcol non migliora le prestazioni sessuali. L'alcol è contenuto in molteplici cose, come le merendine che... Ciò crea dipendenza. Datemene un'altra! Ecco come varia il carattere di un alcolista. Prima di essere alcolista. Ehi, hey, ciao! Ciao, come stai? Bene, a casa? Sì, benissimo. Bello. Ah, mi fa piacere a scuola? Va bene, dai. Sì. Vabbè, ci vediamo. Bene, ciao. Ciao, bello, ciao. Dopo essere diventato un alcolista. Ehi, hey, ciao, come stai? Cosa? Come stai? Mi hai chiesto come sto? Scusa. Hai problemi con me? Chi sei tu per chiedermi cosa? Come sto io? Dai, vai a casa, dai, via, sparisci, vai, vattene. Ok, vai. Scusi. Spenga il veicolo, grazie. Sì. Scenda. È preso proprio bene lei, glielo devo dire. Venga. Ho notato che faceva un po' di zig zag lì in fondo. Ma no, gente, è tutto normale. Sembra appena uscito da un rave, per bacco. Cammini su questa linea, per piacere. Pensa di esserne in grado? Sì, agente. Porco! Questo è quello che vi potrebbe capitare se vi mettete alla guida ubriachi. Abbiamo visto questa serie di video che possono apparire ironici e che in realtà vogliono rispecchiare che bere fa male. Sia per i giovani che per gli adulti vale il discorso che bere può danneggiare noi stessi e quelli che ci stanno intorno. Per gli adulti si pensa abbiano raggiunto la maturità necessaria per fissarsi un limite, ma per i giovani che spesso bevono per non essere lasciati fuori dal gruppo di amici per sembrare più grandi, la legge... Aspetta. Chi